Ben ritrovato. In questo terzo video, come promesso, ti spiegherò quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un apparecchio VDS, quali sono i limiti che deve rispettare un apparecchio VDS, chi può iscriversi a un corso di volo e quali sono i documenti da presentare. Iniziamo con un minimo di cultura storica. Negli anni 80, oltre a essere costruiti in Italia, venivano anche importati dagli Stati Uniti i primi velivoli ultraleggeri. Due assi, tre assi, ala rogallo, pendolare, molto spesso in tubettera. Molte, moltissime persone che avevano la passione del volo si sono cimentate a testare e a provare a pilotare in maniera autonoma questi apparecchi, con gli esiti più disparati. Ma come tutti i pionieri di un settore, hanno spianato l'aria ai fortunati che sono arrivati successivamente. Da qui è partito e si è sviluppato il mondo dell'aviazione ultraleggera. Dapprima, in maniera un po' più piratesca, non essendoci una legislazione ad hoc, per arrivare fino ai giorni nostri, dove molte aziende italiane hanno ottenuto nel mondo riconoscimenti per la qualità e la sicurezza dei prodotti made in Italy. Ricordiamoci sempre che l'Italia, fin dagli albori dell'aviazione, è stata pioniera in questo settore, con i record di velocità su idrovolante, con le prime attraversate oceaniche con gli Atlantici e con tanti altri record a tutt'oggi ancora imbattuti. Per tornare a noi, nel lontano 1985 la legge 106 finalmente disciplina il volo da diporto sportivo, identificando questi apparecchi come attrezzi da diporto sportivo. Quindi non erano considerati aeroplani. Il lato positivo è che, beneficiando di alcune semplificazioni, il settore industriale ha potuto svilupparsi velocemente a scapito magari di poca attenzione ai particolari. Nel tempo, per correggere queste inesattezze, si è arrivati al DPR 133 del 2010, in cui gli attrezzi da diporto sportivo finalmente sono diventati aeroplani, elevando così gli standard di sicurezza, ma rendendo comunque semplice ed economico l'accesso a questa attività, che è sempre stata considerata in Italia, il volare. Quindi, iniziamo a chiarire quando un aereo si può considerare un ultraleggero e rientrare così nella classe VDS-VM. Partiamo dicendo che un aereo si può considerare un ultraleggero se rientra in alcune specifiche tecniche. Queste sono ben descritte nel DPR 133/2010 che regolamenta questa disciplina. Innanzitutto, un apparecchio per rientrare in questa categoria deve essere monoposto o biposto. E va da sé che tutti gli apparecchi che non rientrano in questa condizione non possono essere considerati VDS e sono quindi apparecchi di aviazione generale. Un'altra caratteristica per entrare in questa categoria, che chiaramente interessa nella fase di progettazione, è la presenza di un unico sistema propulsivo, quindi un apparecchio VDS non può avere più di un motore. Esistono anche dei parametri ben definiti per quanto riguarda il peso massimo al decollo, cioè il limite di peso da non superare per andare in volo, che per questo parametro in fase di progettazione devono essere considerate le corrette valutazioni costruttive per rientrare nelle seguenti condizioni. Per gli apparecchi monoposto il peso massimo al decollo non deve superare i 300 kg, per il biposto il peso non deve superare i 450 kg, che dal 2013 sono diventati 472,5 solo se muniti di sistema di salvataggio, ovvero il paracadute balistico. Questo è un dispositivo che, una volta azionato, solo in caso di necessità, può sostenere sia apparecchio che occupanti. Particolarità sono gli idrovolanti, che devono rientrare nel peso di 495 kg. E l'autogiro, che ha ulteriori parametri differenti, potendo arrivare fino a 560 kg di peso. Una commissione sta lavorando per portare il peso dei multiassi fino a 600 kg, ma al momento è solo una proposta. In ogni caso, questi limiti, se così vogliamo chiamarli, hanno permesso di costruire aeroplani sicuri ed efficienti e che con bassi consumi ci permettono di viaggiare in lungo e in largo per il mondo. Anche nel VDS sono stati raggiunti da aziende italiane record di velocità e distanza. Pensa che, se vuoi, puoi anche costruire il tuo aereo. Ci sono accorgimenti veramente interessanti, partendo dal tipo di materiale, come alluminio, fibra, carbonio. O addirittura puoi acquistare direttamente un kit di montaggio. Un altro elemento da rispettare per essere considerato un apparecchio VDS è la velocità di stallo, o minima di sostentamento. Ovvero la velocità minima in cui l'aereo in configurazione pulita, cioè senza utilizzare estensioni aerodinamiche, vola ancora e sotto la quale l'aereo stalla. Inizia a imparare che non significa che precipita, ma soltanto che la portanza diminuisce. Di conseguenza è necessario effettuare le corrette manovre per portare l'aereo in condizione di volo. La velocità di stallo, detta VSO, non può superare i 65 km/h.
rispettando questi canoni, un aereo può essere considerato un ultraleggero VDS. Parliamo ora dei limiti, se limiti li possiamo considerare. Innanzitutto, il volo VDS si deve sempre svolgere in condizioni VFR, volo a vista, ovvero condizioni in cui permettono al pilota di avere sempre in vista il suolo che sta sorvolando e in ogni caso fuori dalle nubi. È permesso volare in una finestra temporale che va da mezz'ora prima dell'alba e mezz'ora dopo il tramonto, orari basati sulle efemeridi. Si può volare ovunque? Anche in cielo ci sono delle strade e delle indicazioni da rispettare. Infatti, se consultiamo una cartina aeronautica, sicuramente possiamo volare in tutti gli spazi G, Golf, cioè spazi accessibili a tutti i mezzi volanti. Questi sono molti, ma il pilota li deve comunque conoscere per non invadere spazi non autorizzati. Posso assicurarti che si può girare tutta Italia senza accenderli. Oppure, se in possesso di un aereo avanzato, di cui disserteremo nelle prossime lezioni, sarà possibile chiedere il permesso per potervi accedere. Il nostro DPR ci dice ancora una cosa importante. L'altezza massima da mantenere dal terreno sono 1000 piedi, circa 304 metri, determinata con riferimento all'ostacolo più alto nel raggio di 5 km. Quindi, se una montagna fosse alta 2000 piedi, noi possiamo volare a 3000 piedi dal punto più alto nel raggio di 5 km. Chiaramente tutto ciò verrà spiegato nel dettaglio e in modo più esaustivo durante il corso di volo. Ora passiamo alla parte pratica. Iniziamo col dire che già a 16 anni puoi diventare pilota e pilotare il tuo aereo. È necessario presentare un certificato medico che attesti l'idoneità psicofisica e ha validità 2 anni. Infine, l'unico altro documento necessario è il nulla osta della questura, che semplicemente si ottiene facendone richiesta presso gli uffici della propria provincia di residenza. Nel prossimo video parleremo della differenza che c'è tra il VDS e il VDS avanzato, sul come si svolgono gli esami di abilitazione e quali sono le tipologie degli stessi. Ti invito a lasciare i tuoi commenti e a contattarmi per avere ulteriori spiegazioni. Ciao, alla prossima!